tanto strano riparlare con voi. E niente, oggi sono tornata con i preferiti del mese di luglio e di agosto, dato che non ci sono stata per un po', purtroppo, al contrario di quello che avevo detto. E quindi nulla, partiamo subito. Partendo con le canzoni, la prima che vi faccio sentire è questa qui. Di volte e ho visto anche qualche film a casa e quelli che mi ricordo, diciamola così, sono che ho visto a casa sono The Last Song, che è vecchissimo, quello con Miley Cyrus, che ho pianto tipo troppo, e poi ho visto Una spia e mezzo, sempre a casa, e poi al cinema ho visto, e non mi ricordo in che ordine, comunque sono andata a vedere It Follows, Lights Out, Suicide Squad, scusate le mie pronunce molto, e The Legend of Tarzan con mio fratello. Foto del mese è questa qui, e niente, non è niente di particolare, ma mi piace un sacco perché uno, sembro magra, e belle gambe intendo, e poi ho questo felpone gigantesco della mia scuola, era una sera che faceva un po' freschino, e boh, così per stare in casa mi hanno messo sta felpa e basta, non so perché ho fatto la foto e è bella. Parlando di libri invece, nel giro di 3 giorni, che mentre ero al mare, quindi parliamo già di agosto, ho letto My Dilemma Is You 2 e 3, non so quanto possiate vedere, e l'uno l'avevo già letto tipo mesi fa, che penso di avermene parlato in un altro video dei preferiti, e beh, adoro davvero, ho adorato questa serie, mi è piaciuto davvero un sacco, e ho pianto, perché piango sempre, qual è il mio problema? Parlando di scarpe invece, in questi mesi ho cambiato un po' genere, o per meglio dire, mia mamma mi ha costretto a cambiare genere, nel senso che io indosso sempre o infradito d'estate o o scarpe da tennis come tutto l'anno, di quelle distrutte, che più distrutte non si può, e quindi dato che io ho un fare molto da maschiaccio e tutti i miei amici, le persone che mi conoscono lo sanno benissimo, e mia mamma ha detto devi essere un po' più femminile, quindi mi ha costretto a prendere dei sandalini, gli unici che ho trovato che costavano poco e che mi piacessero un minimo, proprio un minimo, sono questi qua, che ho preso in un negozio che c'è qua nella mia città, li ho pagati tipo 10 euro, quindi proprio roba da... che schifo, e niente, semplici, neri, con queste borchiette grigie, non so, non mi piacciono per niente, mi sudano pure i piedi quando li metto, e basta, sono ready. Parlando del capo di abbigliamento che ho usato di più, vabbè, oltre ai costumi ovviamente perché sono andata in vacanza, ho messo spessissimo ovviamente gli shorts, sia quelli di jeans a vita alta, sia quelli di jeans a vita bassa, che quelli sportivi. Poi, cover del mese, questa qui, non so quanto vediate, comunque semplice nera di silicone, con topolino fatto con l'universo, diciamo così, che fa tipo wow, e basta. Così semplice, pagata tipo 80 centesimi su AliExpress, ci ha messo una vita ad arrivare, ma è arrivata. Smalto del mese, dei mesi,
non l'ho praticamente mai messo, tranne in sti giorni che mi è preso di fare la dark. E vabbè, l'ho messo nero opaco, però non so quanto si vedrà. Semplicissimo, una smalto del cavolo nero con uno sopra della tenitura che l'ho fatto diventare opaco. Poi, trucco, allora, semplicissimo come al solito, eyeliner con un pochino di ombretto scuro sotto, ma scuro, marroncino. E magari il rossetto e poi vabbè, solito 5 brush e basta, niente di particolare. Prodotto beauty, allora in questi mesi ho scoperto due prodotti che non c'entrano con il make up che ho davvero davvero adorato. Allora, uno è il deodorante, questo qui della Feccia Azzurra, e lo adoro, è tipo fantastico, mi piace un sacco sia il profumo sia il fatto che non lasci appiccicoso o pallino, roba strana, che la scelta è meravigliosa e poi rimane davvero un sacco. Poi lo shampoo, che vabbè adesso qui ho il bagno schiuma senza tappo oltretutto perché boh, è finito, non so neanche perché ce l'avevo ancora. Comunque sempre della Garnier Ultra Dolce, io uso solo questi di shampoo. E basta, la delicatezza d'avena, crema di viso e latte d'avena per capelli delicati. Vabbè, io qua li prendo a seconda del gusto, è questo qua, lo vedete in tubo. Vabbè, e da un odore che è meraviglioso davvero, rimane un sacco sui capelli, li nutro davvero tanto e è meraviglioso. Dunque, accessori del mese, questo mese ho un sacco, ho usato un sacco, e le borse, e a luglio ho usato in prevalenza questa pochette semplicissima, nera, a tracolla, perché boh, mi era preso che mi volevo vestire sempre carine tutte, oppure per andare a ballare così, e ci stava bene unicamente questa, oppure perché era solo comoda questa. Poi, quando sono andata al mare, in una bancarella ho trovato questa borsa che mi è piaciuta un sacco e quindi l'ho comprata, che è costata pochissimo. Ed è una Simil Michael Kors di questa qui, quelle a righe, semplice, semplice, grande. Ed è proprio sul modello che piace a me. E infine, in questi due giorni, mi sta salvando questo spray qua. Che c'è scritto Rinazzina, Rinazzina, spray nasale, soluzione Nafatolina. Bella, ok, vabbè. Ed è alla menta, ed è praticamente perché ovviamente se a una persona deve venire raffreddore ad agosto, questa sono io. E vabbè, e infatti non so se sentiate dalla voce o dalla mia faccia da culo, comunque sì, ho un gran raffreddore, mi sento drogata dalla mattina alla sera, quando in realtà non è così perché non fumo neanche, quindi va bene. E insomma, questo qua è l'unica cosa che mi permette di respirare quando ne ho bisogno. Cose belle di questo mese, allora andando più o meno in ordine, ho comprato lo scooter, finalmente me l'hanno preso e sono troppo contenta. E da quando ce l'ho ovviamente non faccio altro che essere fuori tutti i giorni, tutte le sere ed è meraviglioso. Mi sto prendendo tanti nomi da mia madre, però va bene. Ed è così bello essere autonomi davvero, cioè per chi ce l'ha, per chi ha un mezzo proprio sotto sfere, non potete capire, immagino è meraviglioso davvero. E quindi sì, appunto, sono sempre fuori, anche semplicemente per andare a prendere un gelato, sto fuori ore. E poi che altro? Vabbè, sono andata in vacanza, mi sono divertita, sono andata in Francia, in Spagna, e con la mia famiglia e Lucky, che è il mio cane, quello sempre presente. E poi sono abbronzata, non so quando si possa vedere dal video, mi sono abbronzata, l'abbronzatura è la cosa più bella del mondo per quanto mi riguarda. E ho cambiato colore di capelli, se non si fosse visto, ma bella, la mia voce sta andando a farsi forte. Ma questo di recente, 2 giorni fa. E prima ero diventata davvero biondissima, perché col sole ovviamente si erano schiariti un sacco. E rispetto all'ultimo video, che risale a 1 mese fa direi, ero diventata davvero davvero tanto più bionda. E era palese che fossero saltati fuori decolorazioni e tinte che avevo sotto, e quindi erano brutti. Allora ho detto, ma sì, li copriamo e torniamo scuri, che tanto va sempre bene rovinare i capelli con le tinte. No. E ho rivisto in discoteca 2 volte, separati, un gruppo di amici che non vedevo tipo da 6-7 anni, e è stato davvero un piacere vedere soprattutto quanto siamo cresciuti, soprattutto ovviamente fisicamente, tutti quanti, e wow, è stata impressionante quasi, sul serio. Le cose brutte invece di questo mese non sono state neanche tante, e sono state, uno, sempre con sto stage del cavolo che dovevo andare a lavorare, poi è finita l'estate e fra 2 settimane inizia la scuola e io non sono psicologicamente pronta, mi vorrei uccidere davvero, è orrendo. E poi in questi 2 mesi una cosa che davvero mi ha uccisa, cioè stesa a terra, massacrata,
prendono come vi pare. Sono stati i miei cambiamenti di umore ogni 2 secondi. Per qualsiasi cosa io andavo felice, poi triste, poi mi incazzavo, mi arrabbiavo, scusate. E poi piangevo e non lo so bene il motivo, però boh, ogni 2 secondi cambiavo umore e davvero questa cosa mi spezza in due perché è frustrante, mettiamola così, è frustrante. Quindi nulla, anche questo video è giunto a termine, sono contenta di essere tornata e spero di non sparire di nuovo, però stavolta almeno non ve lo prometto e cercherò di recuperare un po' con il video e quindi nulla, io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!